Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 3 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Il denaro si invola ma per una giusta causa. Quante spese con Marte in seconda casa, ma per una giusta causa, un aiuto ad amici o a persone in difficoltà, ecco il vostro spirito umanitario che salta fuori a piè sospinto. In più investite in iniziative ecosostenibili, cambiate la forma di riscaldamento, il sistema di propulsione dell'auto e, cosa più importante, il vostro stile di vita. Troppo spreco finora e non solo di denaro, soprattutto di energia, luci sempre accese in casa, docce chilometriche, giardino ben irrigato e ora patatrac. Ma con un minimo di astuzia e buonsenso riuscirete comunque a gestire piacevolmente il vostro ambiente senza sottoporvi a certi salassi. Famiglia unita e complice grazie all'apporto di Mercurio e di Venere, magari qualche malinteso aleggia anche qui, ma solo perché voi siete fantasiosi e tendete a interpretare le parole altrui secondo i vostri parametri, spesso fuori strada. Per il passato, una separazione molto dolorosa che ha lasciato il segno e ha determinato una sofferenza importante. Per il futuro, potrebbe esserci una separazione dolorosa e di cui non ne avete tutte le responsabilità. Si agita lo spettro di uso di magia per separare una coppia. Separazione, divorzio, crisi con rottura di coppie. I single avranno un periodo di incomprensioni e difficoltà nell'approcciare alle persone verso cui hanno un interesse e trascorreranno momenti di solitudine. Ottime notizie in arrivo per i nati di mercoledì, avranno presto dei vantaggi le cui premesse partono da oggi. Novità d'amore. Sintonia con i figli. Fai una passeggiata nel verde. Favorite gli incontri mondani. Splendida intesa con la persona amata. Non fossilizzatevi sul passato. Ci sarà modo di cambiare le cose ma solo se lo vorrete realmente. Molti cuori infranti potrebbero avere buone notizie, in questo periodo i ritorni d'amore potrebbero materializzarsi improvvisamente. Buone nuove su molti fronti, particolarmente su quello delle amicizie, qualche nuovo incontro potrebbe rendere più interessante la serata. Non trasferite al vostro partner le vostre insicurezze. Fate in modo che non si accorga dei vostri momenti di ansia e vivrete una meravigliosa storia d'amore. Oggi è un'ottima giornata per recuperare il rapporto con una vecchia conoscenza che ti sta molto a cuore. Possibili chiarimenti. Affronterete un discorso nuovo con una persona con la quale negli ultimi tempi avete avuto alcuni dissidi. Bene le amicizie e le relazioni con i parenti. Elaborate un piano per ridurre drasticamente tutte le spese superflue, Marte e Giove vi ostacoleranno nella vita familiare e sarà già tanto che riusciate a venirne fuori. Oggi sarà con accento acuto un giorno a tutti gli effetti molto stimolante, non risparmiatevi sul piano dei sentimenti, tutto ciò che vi tornerà con accento acuto indietro, sarà con accento acuto di valore. Stimolanti occasioni in amore. Per nuovi rapporti o riappacificazioni, se appartenete alla terza decade. Siate intraprendenti sia nel lavoro sia nella vita personale, dove potrete avere considerevoli risultati. Provate qualcosa di nuovo che sconvolga, per modo di dire, la vostra routine per esempio, fate un'altra strada per andare al lavoro. Seconda giornata di luglio che vi vede in un perfetto stato di salute psicofisica. Urano e il Sole occupano i segni vostri fidati alleati di Toro e Cancro e potenziano le vostre performance tanto sul piano della resistenza e del tono vitale quanto su quello intellettuale. Anche Plutone vi sorregge e, dal segno amico del Capricorno e vi permette di non farvi scalzare da chi che sia, anche se trattasi di persone di famiglia o vostre conoscenze strette. Sarà ancora una giornata positiva, per cui il consiglio dell'astrologo è quello di parlare subito se ci sono stati litigi o questioni in sospeso. Tra qualche settimana infatti Venere sarà in opposizione, e poi le cose non andranno così bene. Valutate con calma le proposte che arriveranno. In questa giornata vi potrete dedicare alla valutazione di alcuni progetti, oppure anche alla valutazione di alcune persone. Poiché avrete finalmente del tempo per pensare e riflettere. Non ci saranno molte influenze esterne e questo porterà ad un giudizio chiaro e limpido,
che rispecchi esattamente quello che realmente sentite. Una volta stabilita la vostra posizione, dovrete concretizzarla e mantenerla. L'aspetto clou è la quadratura inviata da Mercurio al vostro inquilino Nettuno, dunque logica e intuito fanno a pugni destabilizzando le vostre emozioni e le vostre scelte. Il rischio di passi falsi si misura soprattutto sul fronte finanziario capitanato da Marte in quadratura a Plutone. Niente prestiti agli amici, non ne fate ma nemmeno ne ricevete, soprattutto che tra voi ora intercorre una certa animosità. Malintesi e qualche bugia anche in famiglia, solo col quattro zampe ve la intendete, se avete tempo per andare a zonzo, precisa la luna, fatelo pure, ma se un impegno di lavoro o un'opportunità di un secondo impiego per il weekend si profila all'orizzonte a chiappatela al volo, i proventi vi serviranno per una bella vacanza. Amore ed Eros. Famiglia affettuosa ma non per questo esente da discussioni. L'uno con l'altro trovate sempre da ridire, confusi nelle idee ancor più nelle reazioni. Un fondo di malinconia vi si legge negli occhi, per quest'estate così strampalata, torrida eppure malata. Cari pesci, sarà ancora una giornata positiva, per cui il consiglio del guru degli astrologi è parlare subito se ci sono stati litigi o questioni in sospeso. Tra qualche settimana infatti Venere sarà in opposizione, e poi le cose non andranno così bene. Valutate con calma le proposte che arriveranno. Non temporeggiate ulteriormente. Conoscete molto bene qual è il problema da affrontare, solo che non avete voglia di farlo. Prima o poi dovrete imporvi di pensare seriamente a una soluzione definitiva. Nettuno in orbita positiva di congiunzione favorisce una completa intesa emotiva con la vostra dolce metà e, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 19 marzo. Anche la sfera erotica va alla grande in special modo se siete single, mietete successi di tutto rispetto. I pianeti dell'Eros infatti, Sole e Plutone, contribuiscono a farvi ottenere conquiste e prestazioni straordinarie. Metteteci un po' più di dolcezza e potreste rischiare, se siete cuori solitari, di trovarvi accasati in men che non si dica. Lavoro e denaro? Voglia di saldi a rischio di colpi di testa, evitate di farvi accompagnare da chi vi consiglia assecondando i propri gusti invece dei vostri. Le vostre ambizioni sono normali e tutti coloro che amano un minimo il proprio lavoro le hanno esattamente come le vostre. Quindi non vi dovrete sentirvi in colpa se qualcuno vi accuserà di essere arrivisti. Ottimi aspetti di tutti i pianeti della produttività professionale, Sole, Urano e anche e Saturno, vi tengono per mano questa giornata se per voi è lavorativa. Ne traete i massimi vantaggi specie se siete nati in febbraio. Benessere. Da coccolare la pelle, proteggendola con olio solare ad alta protezione. Basta un non nulla per procurarvi una scottatura dolorosa oltre che fastidiosissima. Stesso discorso per labbra e gengive ad alta infiammabilità, vietate le spezie anche se vi piacciono tanto. Quando senti così tanto dolore nel mondo, la tua unica speranza è vedere le buone intenzioni nei fallimenti degli altri, e sperare in una pace così che tu possa essere un faro per gli altri. Prendi conforto, senza di te, saremmo perduti. Per lei, gengive infiammate, ma nonostante la sensazione di calore e stanchezza siete comunque in forma, grazie all'alimentazione equilibrata e a un appartamento fresco anche senza abusare del condizionatore. Per lui, domenica di pieno relax, ma niente scarpinate, anche se gli amici vi tentano con mete ambiziose. Oggi avete bisogno di rilassarvi in riva a lago o in campagna. Colore delle emozioni, azzurro. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.